Assessore Antignani, di ritorno per queste feste pasquali a Termoli, un momento anche di confronto su quella che è l'attività politica e istituzionale della nostra città. Sicuramente, non è, io torno abbastanza spesso, non è che torno solo per le feste, ci tengo a precisarlo, proprio per svolgere il mandato che mi è stato conferito. E, ovviamente in queste occasioni c'è più tempo per valutare e anche la situazione, per vagliare meglio i vari problemi che ci sono, quindi diciamo che feste vere e proprie non lo sono. Comunque, siamo qui, come ci sono anche in tante altre occasioni, e porto avanti, insomma, quello che è il mandato e la fiducia che mi ha conferito il sindaco. Per ricordarlo ai nostri elettori, da quando c'è stato il passaggio tra il Consiglio Comunale e la Giunta? A luglio, l'8 luglio dello scorso anno, quindi da luglio ho preso questi due settori, l'ufficio legale e il personale, che sono due, diciamo, capisaldi di quello che è l'ente, sono due settori che fanno un grandissimo lavoro, in particolare l'ufficio legale, come immagino sappiate tutti, ha un notevole purtroppo contenzioso che supera i 100 processi, procedimenti annuali ogni anno, più di 100, intorno ai 110. E quindi è piuttosto, oltre poi allo stragiudiziale e a tutto quello che comporta pareri e quant'altro, quindi è un'attività piuttosto corposa. Per questo dal primo di ottobre, dai primi giorni di ottobre dello scorso anno, è stato incrementato l'ufficio legale con altri due legali, con due avvocati di comprovata esperienza, che devo dire si sono inserite molto bene nell'assetto dell'ufficio, lavorano in perfetta sincronia con il restante personale, con il legale che c'era prima, anche grazie appunto all'avvocato Corbo che le ha sapute ben indirizzare e coordinare. E quindi devo dire che si stanno vedendo già i primi vantaggi per l'ente, perché lo scopo di questa assunzione era appunto quello di portare meno contenzioso all'esterno, cioè meno affidamenti all'esterno, che ovviamente poi comportano un costo considerevole per l'ente. Certo, non si vedono subito questi risultati, non nell'immediato, ma nel lungo tempo si vedranno i vantaggi anche economici dell'ente. C'è una maggiore anche celerità nello svolgimento dell'attività legale, quindi questo è un risparmio di tempo e di soldi per il comune. Per quanto riguarda poi quindi c'è questa contrazione dei costi, per quanto riguarda poi l'attività legale dell'ufficio legale, appunto si sta attivando, ho ricevuto il mandato anche per procedere al recupero degli annosi e corposi crediti che il comune di Termoli vanta nei confronti degli altri enti, come per esempio la Regione, e anche dei privati, e questo era necessario in un momento così difficile anche per dare una mano alle casse e per far quadrare il bilancio. Il personale è molto, molto attivo. Quando io ho contatti con loro, insomma, lo scopo principale è quello appunto di formare e aggiornare il personale proprio per migliorare l'efficienza degli uffici e quindi con un notevole vantaggio anche per i cittadini. Per quanto riguarda la leva della conflittualità legale, molti dipendono da una litigiosità derivante da incidenti stradali e caduti, i sinistri. Sì, purtroppo sì. C'è questo trend in continua crescita negli ultimi anni. Il motivo è difficile da spiegare, o meglio, non è che siamo qui ad analizzare i motivi per cui si è generata questa, diciamo, moda di fare causa al comune, però diciamo che stiamo cercando di fronteggiare anche al meglio anche questa situazione proprio con l'ufficio legale interno. Tra l'altro c'è stata una novità di carattere regolamentare con un protocollo che è stato approvato, se non erro, che mira la transazione. Sì, certo, così evitiamo di fare processi che possono comunque
essere più svantaggiosi, più onerosi per l'ente. In cosa si sostanzia questa novità? Si cerca di definire stragiudizialmente prima di andare davanti a un giudice. Per quanto riguarda la gestione del personale, non è semplice nemmeno uscire fuori, tra virgolette, dalle secche di quelli che possono essere i ricorsi sui bandi per le assunzioni. L'ultimo riguarda quello dei vigili urbani. Sì, certo. Beh, non è semplice, ovviamente sappiamo bene che è un diritto del candidato fare ricorso nell'eventualità dovesse ritenere di non aver avuto una valutazione corretta. Tuttavia, nel caso di specie, quello a cui ha fatto riferimento lei, non ho motivo di dubitare della correttezza dello svolgimento della procedura, insomma, di esame, né della correttezza e della commissione, del presidente di commissione e del fatto che insomma sono state rispettate tutte le norme in merito. Poi c'è un ricorso al TAR, vedremo cosa dirà il TAR. Tra l'altro con i pubblici proclami ammessi dal presidente del TAR. Non è un pubblico proclama la pubblicità della Sì, notifica, quindi la c'è una notifica, procedura una procedura particolare per particolare perché evitare le notifiche ad personam. i candidati erano tanti e diciamo è stato un vantaggio, ma questo non vuol dire No, no, che. no, no, è solo una diversa leva procedurale. Sì, è No, no, no. prevista e quindi ben applicata. Quanto è difficile amministrare un comune come Termoli, dove nel corso degli anni sono aumentate le competenze, sono diminuite le risorse, ma sono diminuiti anche il numero dei dipendenti? Ah, il numero dei dipendenti sono circa 119, adesso 118 perché un recente pensionamento Di un ma, dirigente. di un dirigente, ma che presto insomma, verrà rimpiazzato. Comunque, sì, è un comune diciamo, importante anche perché è il più grande del Basso Molise, quindi è anche quello a cui fanno riferimento i comuni limitrofi più piccoli, quindi è normale che ci sia, si senta un po' questo peso, no? Però, come dicevo prima, la formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti è una delle priorità che sta a cuore a questa amministrazione e io ho potuto riscontrare che gli stessi dipendenti hanno proprio desiderio di fare questo scatto in più, no? Questo gap di miglioramento nell'efficienza e nella preparazione. Per cui sono sicura che la strada che abbiamo imboccato è sicuramente quella giusta. Certo, sono lontani i tempi in cui il comune aveva 300 dipendenti. Sì, ma forse a volte non è tanto il numero, è la qualità anche dei dipendenti che fa la differenza. Invece a livello politico ci avviamo ormai all'ultimo anno di amministrazione, in un contesto dove non si sa ancora bene cosa accadrà a fine giugno con le elezioni regionali. Qual è il clima che si respira in maggioranza? Ma per il momento diciamo che siamo comunque sereni, compatti e l'intenzione è quella di tenere alto il nome del Basso Molise, quindi vedremo se poi quali saranno i risvolti. Uno dei nodi politici più attuali a livello nazionale, ma che ricade su tutti i territori, è quello della gestione dei progetti del Sì. PNRR. Il Comune di Termoli ha fatto anche degli avvisi per reperire delle professionalità esterne. Come stanno andando questi bandi? Ma stanno andando avanti, adesso vedremo poi nel corso pian piano, valuteremo. Grazie. Prego.